Question Time, Alvaro Balloni e la Civitavecchia Orte, un'opera stradale che ormai sono secoli, se posso dire, ne ho viste tutta la piccola progettazione e costruzione. Ho visto piacevolmente terminare almeno la parte fondamentale dello snodo autostradale, anche questo contestato. Adesso si tratta di progettare gli ultimi 18 chilometri e troviamo i soliti nodi che dicono che non si deve fare. Cioè, quindi bisogna tenere presente che va bene la cultura, va bene la storia, va bene l'archeologia, ma ci vuole anche il progresso, perché senza progresso non si va da nessuna parte, e questo lo sanno molto bene gli amici purtroppo della Calabria, che sono abbandonati con la famosa Salerno-Reggio Calabria. Io ho fatto proprio questa settimana l'ultimo pezzetto, che è una cosa, una tragedia. Sono abbandonati a Messina perché non ci sono poi le strutture per l'acqua. Adesso noi ci mancano questi 18 km per completare il Tirreno Adriatico e dare una svolta almeno al turismo, io non dico al commercio, ma almeno al turismo. In effetti è vero, perché noi siamo intervenuti come associazione, abbiamo appunto voluto evitare di intervenire come partito, ma siamo intervenuti come associazione Il Trittico proprio per evitare di sollevare polemiche, per evitare di far vedere che una dichiarazione è una dichiarazione di parte. No, questa è una dichiarazione, diciamo, che dovrebbe far riflettere tutti, destra, sinistra, movimenti, centro, chiunque, perché noi siamo stati 20 anni ad aspettare questa famosa trasversale tra Civitavecchia, Orte, Rieti, Terni. Oggi si sta, diciamo, quasi ad arrivare al traguardo, stiamo alle battute finali e ritorniamo con le solite polemiche che rischiano di frenare poi un'opera di fondamentale importanza per tutto il territorio, non solo per Civitavecchia e il suo porto, ma per tutto, diciamo, l'Alto Lazio. Allora noi non possiamo sempre ogni volta frenare lo sviluppo di un territorio, la crescita di un territorio, con motivazioni che non reggono. Abbiamo sostenuto alcune motivazioni a suo tempo per la bretella a 12 Porto, e oggi vediamo cosa ha perso la città, il grado di inquinamento che oggi subisce, vediamo appunto la difficoltà di uscire e entrare dal porto, vediamo 47 milioni che non sono arrivati in questa città e che quindi non hanno dato lavoro, ma soprattutto non hanno snellito il traffico e non hanno dato una qualità dell'aria migliore. Oggi rischiamo di ripetere i soliti errori, non facendo o ritardando un'opera che invece, realizzata, darebbe una risposta sotto tutti gli aspetti, compreso quello ambientale, perché chiaramente un traffico che scorre, un traffico che non stagna in quelle zone o, diciamo, poi crea difficoltà, è un traffico che sicuramente inquina di meno. Io credo che a suo tempo i romani si sono inventati gli acquedotti romani. Se andiamo a fare una valutazione di impatto sugli acquedotti romani, oggi credo che nessuno faccia costruire quegli acquedotti, però era una necessità del momento. Era una necessità di quelle popolazioni, riguardava Permetto di correggere che è una necessità attuale perché ancora quegli acquedotti funzionano esatto, e quelli funzionano. perché appunto hanno Il dimostrato che le bypass cose che attuale sono mi sembra. necessarie, perché appunto le cose che sono necessarie poi non sono cose momentanee, sono cose che appunto hanno lunghissimi periodi, non lunghi, addirittura lunghissimi periodi. E poi bisogna riflettere anche su altre cose, come sulla bretella. Questi progetti non è che sono stati approvati soltanto dalla società che li realizza, sono stati approvati dal Ministero delle Infrastrutture, dal Ministero dell'Ambiente, quindi le loro valutazioni già le hanno subite, già alcune cose sono state sviscerate. Allora io non voglio criticare nessuno né bacchettare nessuno, perché non spetta a me, non sono in grado io di fare queste cose, però credo che insistere troppo, sì, va bene lanciare, diciamo, un grido d'allarme quando si è davanti a un problema che si ritiene importante, però non deve essere una pregiudiziale, non deve essere un ostacolo, diciamo, poi a realizzare l'opera. Chi di dovere ha il dovere di ascoltare certe grida, quindi di analizzare se poi magari quella cosa può essere migliorata o meno, però una volta che poi questo c'è stato, bisogna andare spediti alla soluzione del problema, perché quest'opera serve a Civitavecchia, serve al suo porto e serve all'Alto Lazio. Serve all'Italia tutta, Serve perché all'Italia questo tutta, è il esatto. problema. Io avevo ricordato i romani, ricordiamo che i romani hanno fatto le strade consolari, noi qui abbiamo l'Aurelia che da dentro Roma porta fino a Ventimiglia, io ho fatto Appia che mi ha portato a Brindisi e Lecce e mi sembra che quando poi un'opera è di interesse nazionale non ci devono essere troppe parole, ma bisogna fare. Poi il discorso è chiaro che sì, ci sarà un impatto. Però io credo che dal punto di vista dell'impatto ambientale e di tutto il resto, in Italia siamo andati oltre. Cioè, oggi, se
si rischia di fare l'inverso, che io trovo qualcosa nel sottosuolo e per paura che mi bloccano tutto per 20 anni chiudo. Quello è male. Questo è un grave danno, questo è un danno creato però da, questi, da queste situazioni che ci creano grandissimi problemi e quindi questo poi va all'elettrico, quindi non... parliamo della metropolitana di Roma che sicuramente sarà andata sopra qualche cosa, però la metropolitana serve. Poi bisogna vedere su chi è andata sopra, perché magari certo. Roma è talmente, diciamo, talmente tanta ricchezza che poi a volte poi certe a forza cose di dire al lupo al lupo, poi a un certo punto la gente si stufa e diventa un problema. Queste sono strade da fare, come da completare l'autostrada, poi tutta la viabilità normale, è chiaro che subirà dei problemi, ma tutti i problemi sono risolvibili. Quanti morti evita quello svincolo che adesso hanno fatto dell'autostrada? Esatto. E quanti morti potrebbero evitare quel coronamento di quella strada messa bene? E quanti ne ha evitati a nord? Perché se parliamo di intorno a Ravenna, che mi sembra una città storica, anche lì l'hanno fatta e parte da là. Sì, ma ci sono zone in Italia Ravenna che parte andiamo da là. Quindi questa è la situazione. È chiaro che quella strada è servita, e ve lo dico per esperienza diretta, ci mettiamo 6 ore per arrivare dall'altra parte, oggi ci va in 2 ore e mezza, ma soprattutto evita incidenti. Quindi o siamo in grado di evitare di togliere le macchine e andiamo tutti a piedi, oppure ma dobbiamo convivere con le strade. L'importanza è proprio questa: se io sto un'ora in meno in macchina, significa che ho bruciato gasolio per un'ora in meno, quindi ho inquinato per un'ora in meno. Cioè, oltre dal punto di vista economico, c'è un risparmio anche in termini di inquinamento, quindi una migliore qualità dell'aria. E di vite umane. Grazie Alvaro Balloni, chiudiamo qui questo question time sulla Civitavecchia Orte. Grazie a tutti.